gli ultimi fatti di cronaca ci pongono in evidenza una questione fondamentale, che è quella del disagio che vivono i nostri ragazzi, un disagio che si declina in una tendenza a non rispettare le regole, unita a una minore consapevolezza del rischio e una minore consapevolezza dei limiti da non superare. Questo ci pone davanti a una sfida ardua che non può che essere affrontata con una alleanza di sistema tra famiglie, scuola e istituzioni tutte. È importante che il mondo degli adulti in generale monitori e segua i nostri giovani con consapevolezza, la consapevolezza che i nostri ragazzi si trovano spesso in situazioni, loro malgrado, che li porta a mettere anche in pericolo la loro vita e quella dei loro coetanei. Ed è questo che mi fa riflettere sul fatto che bisogna essere costantemente presenti, conoscendo il loro mondo. Crediamo che la scuola sia una delle agenzie formative che ha il compito principale insieme alla famiglia e poi in correlazione, ecco, con le forze dell'ordine per prevenire e limitare quelli che sono gli atteggiamenti già in atto fuori dalla legalità, addirittura già a 11-12 anni. Mi trovo a dover fare spesso delle segnalazioni anche alle istituzioni e quindi è sicuramente importantissimo un intervento formativo costante e rigoroso rivolto ai ragazzi della nostra scuola. La presenza del comandante provinciale, colonnello D'Amato, ci onora perché è una presenza che rappresenta la vicinanza delle forze dell'ordine alla scuola anche ai dei livelli più alti, per cui noi i ragazzi iniziano a vedere che c'è un'attenzione a loro rivolta e questo per noi è veramente fondamentale. Tante volte le famiglie non sono in grado di fornire dei limiti, non sono in grado di fornire delle regole e questo poi lo vediamo in tutti i giorni con tante sanzioni disciplinari, noti, interventi formativi, non tanto quanto punitivi, quanto sempre con l'intenzione di dare un'opportunità di ricominciare a questi ragazzi. E noi quindi dobbiamo attuare tutto quello che è nelle nostre potenzialità per permettere loro di crescere un po' come delle piante guidate, no? Da bastoncini di legalità. Ecco.